Ciao. Video della partenza. Stiamo partendo, sono le 9.46. Saremmo potuti un successone. Anche, saremmo potuti partire anche un po' prima se Giannino non avesse dormito fino alle 8.20. Sì, tanto adesso è sempre colpa mia. Certo. A che ora mi sono alzata io? Non lo so, non lo voglio sapere. Io dico che mi sono alzata alle 7.30. E tu? Ah, non lo so, non me lo ricordo più. Comunque, porta laghi del Ritorn e un po' nuvolosetto, ma... Diluvierà, sicuro, no, diluvierà. Diluvierà. Hai preparato l'arca? No. No? Vabbè, annegheremo. Eccoci qua, sono le 11.30 e siamo al parcheggio della diga di Chiora, che è alle nostre spalle, vedete? E adesso... Iniziamo? Cominciamo. Eccovi il panorama sul lago Ritorn. È un po' asciutto ma è bellissimo. Il cielo sembra essersi aperto. E quindi iniziamo il nostro cammino. Dovremmo salire da quel sentiero che vedete qui per raggiungere il lago Tom e il lago Cadà. Stiamo salendo verso il lago Tom, avete già visto Gianni pole position che è già passato e io lo riprendo adesso. Allora era meglio rimanere a casa a poltrire a dormire o venire qua? Era meglio stare a casa a dormire. No. Buzzardo. Scherzo. Ecco Gianni che sente il richiamo del fiume, ormai è irresistibile per lui. Che c'è? Stavo osservando. Eccoci qua, pronti ad affrontare una piccola linguetta di neve. Niente di pericoloso, non abbiamo i rampolcini, non fa niente. La traccia, come vedete, è molto brutta da altre persone che sono salite. Quindi mi avvio. Ebbene sì. Ebbene sì. Andiamo avanti. Eccoci qua. Pausa pappa. Pane tutto in casa. E oggi la dieta mi fa che sgarra un po'. Però così stiamo camminando e siamo al lago Tom. Abbiamo già pucciato anche i piedini nel lago. Era raggelante.
attaccati ai piedi. Ne hai ancora attaccati i piedi? Non lo so. Non li sento più. Ed ecco che dal lago Tom stiamo già cominciando a salire verso il Cadagno. Guardate che spettacolo il lago Tom visto da qui. Adesso si va. Eccoci qua, alle spalle si intravede il lago Cadagno e a Gianni sta cacca. Poi ti vuoi notizia? Ciao, stiamo rientrando. Ciao. Siamo sopravvissuti. Stanchissimi. Stanchi, ma più che altro sono dolosi perché non abbiamo dormito tantissimo. Comunque, ci abbiamo messo 4 ore e un quarto, abbiamo optato alla fine per il giro corto, quindi a Cadagno di Cuori, come si chiamasse, abbiamo ripreso la via del ritorno del lago, passato del lago Ritom. Bel giretto, vero? Sì, direi di sì. Nulla di impegnativo, abbastanza fattibile per tutti. Paesaggisticamente molto bello. Molto molto bello, parti silenziose, immerse nel verde, nella natura, completamente senza rumori. Gente che rompe il ballo, esatto, gente ci vuole anche poca. La giusta. Direi voto 8.